Siamo con Marco Trani, che è responsabile del laboratorio cantieri edili civili al Politecnico di Milano, nonché docente di tecniche e sicurezza nei cantieri. Oggi ha parlato al BIM Summit di progetto ergotecnico e sicurezza in cantiere. E ci può dire quanto il BIM è importante per questi aspetti, proprio per la sicurezza e... il BIM, vissuto fin dalle primissime fasi del progetto, è molto importante perché la modellazione dell'oggetto edilizio infrastrutturale che si va a progettare, col progredire di essa, si possono anche immediatamente visualizzare quelle che stanno le fasi cantieristiche, e questo quindi consente di identificare immediatamente quelle che potrebbero essere le criticità della fase cantieristica relativamente alla sicurezza, individuando con largo anticipo quelli che sono magari i presidi di prevenzione e protezione che è necessario implementare, ma anche, soprattutto, come anche è stato visto oggi nel pomeriggio, anticipando alcuni problemi e risolvendoli, magari cambiando anche alcune soluzioni tecniche, e quindi diciamo in un dialogo integrato, come si usa dire oggi, virtuoso con gli altri progettisti, è possibile addivenire magari a soluzioni tecniche che migliorano anche la sicurezza del cantiere di chi le deve eseguire. Lei ha appena parlato di dialogo integrato tra progettisti, diciamo che il BIM è anche cultura. Quanto il BIM è cultura e quanto è importante che rientri nella formazione universitaria dei futuri project manager? Ma guardi, ho la gioia di dirle che nei miei corsi da 5 anni io insegno progettazione cantieristica in BIM, quindi diciamo i laureati in ingegneria dei sistemi edilizi oggi sono in grado di, una volta laureati, naturalmente con la necessaria poi esperienza professionale, sono assolutamente in grado di progettare cantieri già utilizzando le tecniche BIM. Quindi questo, diciamo, sicuramente dal punto di vista cultura, che tra l'altro è un nostro compito evidentemente dell'università, ci siamo già mossi, e a oggi anche diciamo, l'integrazione tra diverse facoltà di ingegneria e architettura che si occupano di costruzioni sicuramente sta sviluppando una visione già più integrata anche a partire dai programmi diciamo, dei diversi corsi di studi proprio in questo senso. Quindi cioè, il BIM diciamo, ormai è entrato più in università, ma già da 5 anni, in realtà all'ultimo anno, al quinto anno, era già presente proprio nell'ambito della progettazione cantieristica. Il BIM può essere applicato, utilizzato a diversi livelli, dal committente fino all'ultimo dei fornitori, fino a coinvolgere tutti gli stakeholder che collaborano alla realizzazione di un'opera. A suo parere, da quale livello si hanno i primi vantaggi? Ma guardi, i primi vantaggi, io dico in base anche alla sperimentazione che è stata condotta in questi anni anche appunto dal nostro laboratorio sui cantieri, perché evidentemente i cantieri sono il nostro centro sperimentale, è proprio per le imprese e per la fluidità del processo, nel senso che la disponibilità di un modello BIM rende molto più fluidi i processi autorizzativi in corso d'opera relativamente alla sicurezza delle opere che sono da eseguire, e questo è molto importante perché è assolutamente esperienza comune che spesso sulle procedure, sui documenti di pianificazione della sicurezza le opere si fermano, rallentano perché non si riesce a trovare un punto di incontro diciamo tra la capacità dell'impresa di produrre un documento ben fatto e le esigenze dei committenti di avere questo documento. Avere un modello BIM viceversa aiuta, perché aiuta sia l'impresa che il committente a visualizzare anticipatamente diciamo, le problematiche di sicurezza, e quindi conseguentemente fluidifica il processo perché rende molto più fluido anche il processo di autorizzazione in corso d'opera, quindi si hanno meno rallentamenti. Questo è il primissimo risultato che sicuramente si può raggiungere e che è stato sperimentato. Perfetto, grazie mille. Prego.